Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Ho poco tempo, ma tempo prezioso e necessario per parlarvi di un'azienda che mi è piaciuta tantissimo. L'azienda in questione è un'azienda di costumi, quindi siamo proprio in tema perfetto con la stagione, ovviamente. Si chiama Capshee, comunque vi lascerò tutti i link qua sotto, e ho deciso, stranamente, perché è una cosa che non faccio mai, di dedicare un intero video. Questo perché sapete, io sono sempre molto onesta nelle mie recensioni. Ritengo che sia un'azienda che merita tanto di crescere, soprattutto perché sono persone serie, oneste, veloci a rispondere e il prodotto è un prodotto di qualità. Questi costumi vi fanno scegliere, insomma, quando lavorate così su YouTube, credo in base alla vostra popolarità. Ho visto dei video con 10 costumi, a me ne hanno mandati 5 e sono stati super gentili in realtà. Niente, mi auguro chiaramente di poterci ricollaborare, prima perché i prodotti mi sono piaciuti tantissimo, sono sincera nel dire che vorrei poterci lavorare nuovamente. Quando loro mi hanno scritto, io ho specificatamente detto che non avrei indossato i costumi perché per una mia questione privata, non che io debba vergognarmi del mio corpo assolutamente, però per una mia questione non mi sembrava un granché, insomma, fare un video tutto incentrato sul corpo e niente, una mia cosa. Quando li ho ricevuti, provati, usati, ho cambiato totalmente idea. Sono infatti qua per farvi anche un try on haul perché ritengo che sia assolutamente necessario farvi vedere come stanno addosso perché calzano da Dio e anche per loro ammetto che è una pubblicità notevolmente di migliore qualità, insomma, vedere un video dove vi mostro così o dove vi metto delle sovraimpressioni in cui li indosso, secondo me a loro cambia molto la pubblicità che ricevono. Allora, io ho scelto 5 costumi, tutti taglia S. Non ho provato le taglie a casa, cioè non mi sono misurata, perché loro hanno le tabelle, quelle tipo di conformità, non lo so. No, non l'ho fatto e ho semplicemente preso la taglia che uso di solito e ho detto speriamo in bene. Il pacco è arrivato in pochissimo e i costumi li mettono dentro queste confezioni che si aprono e si chiudono con il, questo qua, non so come si chiama, la chiusura ermetica. E fantastico, quindi queste bustine di plastica le userò anche al mare per i costumi bagnati, comodissime, e ogni costume è in una di queste. Inizio molto random, in realtà ho preso 3 costumi normali, uno intero e uno a vita alta, perché ero curiosa, volevo fare la prova di come mi stesse e niente, l'ho preso. Cominciamo da quelli classici. Allora, ho preso questo costume nero, il pezzo sopra è così ed è leggermente imbottito, cioè ha un'imbottitura ma veramente piccola, e dietro non ha nessun ferretto, quindi si indossa come un top, diciamo. Questo è il pezzo sopra e questo è il pezzo sotto. Molto carino, nonostante io non ami particolarmente la mutanda larga, ma detto come va detto, basta che la infilate un po' in mezzo al gluteo e diventa un costume con la mutanda stretta, molto semplicemente. Molto molto carino questo qui. Poi questo che, quindi altra bustina. È bianco e rosa carne. Questo è il pezzo sopra, l'ho preso perché in realtà mi piace avere costumi che staccano con la bronzatura, visto che penso si noti, prendo parecchio sole d'estate, e mi piace avere costumi che la mettono in risalto, chiaramente. Chi è un po' più pallidino prenderà costumi tipo rossi, blu, un po' più che facciano contrasto. Io chiaramente li prendo del mio colore. Quindi ho preso questo bianco e questo invece al ferretto e la mutanda è invece questa.
È molto particolare perché di lato ha soltanto una striscetta in realtà, però mi è piaciuto lo stesso tanto. Praticamente della stessa famiglia, cioè uguale, l'ho preso a righe perché mi piacevano da matti questi costumi che stanno un po' alti. Fatto così. E questa volta il reggiseno, non so perché, è diverso, cioè non ha il ferretto, è sempre a triangolo, imbottito come l'altro, con proprio uno strato sottilissimo, impercettibile, e dietro però non ha il ferretto, cioè si indossa come un top, quindi fatto così. Chiaramente la taglia del seno io l'ho presa un po' a caso, cioè ho preso una S sperando che non fosse troppo piccola e che non uscisse il seno dal lato, che è una cosa bruttissima. Hanno la taglia unica, ovvero hanno una taglia che vale sia per la mutanda sia per il reggiseno, che non sempre va bene, cioè non sempre una persona è magra con poco seno o in carne con tanto seno. A volte possono esserci situazioni un po' invertite, tipo io di mutanda avrei un XS, di seno avrei una M, ad esempio, però ho preso una S e ho fatto finalmente la vita alta. Allora, questo qui è fatto in questo modo: ha la mutanda a righe, come vedete, alta, e il reggiseno invece è proprio fatto a coppa, cioè reggiseno classico con il lastrino, e qua non ha il ferretto, ma appunto sempre a top, si indossa, insomma. Un parere personale su questo reggiseno a vita alta, che io non avevo mai provato, su questo costume, scusate. E a me è piaciuto tantissimo, io sono piccolina, sono alta neanche 1,60 m, quindi avevo paura che mi abbassasse. In realtà credo che comunque in un corpo tutto sommato minuto stia bene, anche se sia piccolina, quindi non vi preoccupate se avete il mio stesso problema della stazza, provatelo perché è meraviglioso. Ultimo costume, mio preferito, rende l'idea soltanto nel video che vi metterò, perché è molto complesso da farvi vedere così, però colore meraviglioso, stacca tantissimo con l'abbronzatura. Quindi è un costume intero in cui questa è la parte sopra, faccio prima a farvela vedere staccata, e questa è la parte sotto. Quindi così, mutanda, qua c'è un bel buco dove si vede la panza e poi la parte sopra. È senza dubbio il mio preferito in assoluto. Dai video che vi metto di me mentre li indosso, e mi piacerebbe sapere secondo voi qual è quello che mi sta meglio, perché non lo so, vorrei avere un parere esterno. Ragazzi, si aggira intorno ai 20, 25, 30 sterline, no, dollari, scusate, quindi sicuramente sui 20 euro, è una spesa fattibilissima. E il codice sconto è un codice del 10% su una spesa di 70. Stavo guardando se avessi, ecco, il codice è YT Matilde, ma comunque vi metto tutto qua giù nell'info box assieme al loro sito, chiaramente. Quindi niente, vi chiedo di farmi sapere qual è secondo voi quello che mi sta meglio. Vediamo se siamo d'accordo. Secondo me è quello rosa, non lo so. E niente, detto ciò, questa era l'azienda, la collaborazione.
Io sono stata veramente super entusiasta, credo sia una delle migliori collaborazioni fatte nell'ultimo anno e sapete che io sono molto molto schietta, molto sincera, altrimenti non lo farei. Ne vale la pena? Provate almeno ad acquistarne uno per vedere com'è la qualità e tutto, cioè veramente belli. Del sito e complimenti davvero a tutte le persone che ci lavorano dietro perché merita davvero, merita, ne vale. Quindi niente, detto ciò, io vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!